quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo portato in scena gli spettacoli della nostra scuola e come ogni anno la nostra diventa a tutti gli effetti una sorta di piccola stagione teatrale, perché sono sempre quattro spettacoli, qualche volta tre, ma in linea di massima quattro, perché abbiamo corsi diversi. E ovviamente il teatro, a differenza della danza o della musica, non può accorpare in un unico evento bambini, ragazzi e adulti, per cui è necessario strutturare gli spettacoli in modo che ognuno reciti e interpreti lo spettacolo più giusto anche per la propria età. E quest'anno nel dettaglio i più piccoli, i bambini, che quest'anno in scena erano 43 tra Pulcini, la fascia 5-7 anni, e i più grandi 8-10, hanno portato in scena un adattamento dal film Zeta la formica, ovviamente rivisto e corretto, perché essendo sempre diversi e di più i bambini rispetto ai personaggi, si scrive sempre per loro, si inventa, si cerca di dare a tutti un nome, un personaggio, un'identità, anche per ovviamente dare un senso poi al lavoro che si è fatto durante l'anno. E devo dire che è sempre lo spettacolo che sorprende di più, proprio perché dai bambini ci si aspetta un po' meno e sono invece quelli che sorprendono di più alla fine, sia per l'autonomia in scena, sia proprio per la precisione con cui vanno da soli, senza nessuna guida, sul palcoscenico e gestiscono anche attrezzeria, costumi, cambi di costume, entrate, uscite, e in 43 dietro le quinte, tra l'altro, non è facilissimo, eppure sono, devo dire, veramente bravissimi. Allora, lasciami! Non vogliamo niente di brutto, vogliamo... Ok. Finirà male, me lo sento. Quanta negatività! Dovreste fare un po' di meditazione. Sapete, rilassa moltissimo, io la faccio sempre prima dei miei show. Subito dopo sono andati in scena i ragazzi del corso intermedio, 11-14 anni, con un adattamento di Sogno di una notte di mezz'estate, un adattamento che di cui si è occupata Rosa Maria Spena, che ha curato anche la regia. Quest'anno per la prima volta ha guidato la fascia intermedia, che di solito invece è stata guidata principalmente da me, e devo dire che è stata una bellissima esperienza, perché è una regista abituata a lavorare comunque con ragazzi più grandi, se non con professionisti, e invece insomma credo che per i ragazzi sia stata un'ottima esperienza anche lavorare con una persona così di una certa levatura, ecco, diciamo così, senza contare che comunque lavorare Shakespeare è sempre un'esperienza importante. Poi il Sogno di una notte di mezz'estate è un testo dove tutti quanti siamo passati, l'abbiamo attraversato tutti in un modo o in un altro. Qui ci sono i resti delle battute. Grazie, Will. Non preoccupatevi, sono poche. Io sono stremato. La sostituzione di Demetrio è stato un guaio. Mancandomi Tim, ho dovuto fare tutto io. Pure alle luci ho dovuto pensare. Sì, lo capirete tutti quanto sono importante. Maestro William, aumento di paga per il sottoscritto. Aumento di paga! Vattene al posto tuo! Se no chiudiamo la commedia, altro che aumento. Zero paga per tutti. La settimana dopo invece ci sono stati gli spettacoli dei più grandi, il corso Oltre il Sipario, quest'anno diretti dal maestro Andrea Saitta, che si occupa già delle lezioni da anni a Casa Teatro, che ha curato già una regia qualche anno fa nel 2016 con noi, e che quest'anno per la seconda volta si è occupato di dirigere un gruppo di ragazzi. E sono andati in scena con Antigoni ed è stata un'esperienza pazzesca, nel senso che hanno lavorato un Antigone a più facce, con più corpi, con più voci, e non era facilissimo, però devo dire che insomma sono stati, secondo noi, all'altezza delle nostre aspettative, senza ombra di dubbio, speriamo anche quelle del pubblico, e tra l'altro con una cifra molto particolare, perché c'era dentro anche il teatro danza, molta drammaturgia corporea, e insomma ragazzi, qualcuno anche alla prima esperienza, che invece insomma si sono inseriti perfettamente in questo gruppo bello corazzato, diciamo così, anche perché all'interno del gruppo di Antigone ci sono ragazze che hanno cominciato addirittura con noi al teatro Branciforti quando avevano 6-7 anni e che ora ne hanno 17-16, quindi che abbiamo visto crescere ed evolversi. La vostra è una razza sempre in cerca di denaro. E la vostra sempre in cerca di turpi guadagni. Ti rendi conto che stai parlando a un re? Lo so. Bene. Come profeta sei bravo, ma non sei giusto. Mi costringi a dire tutto ciò che ho dentro. Parla, parla pure.
Qualche giorno fa ha chiuso domenica 7 luglio il corso avanzato, cioè ragazzi con più esperienza di Casa Teatro, che hanno fatto con noi anche cose a livello professionale, perché li abbiamo inseriti nelle nostre produzioni professionali con La Vedova Scaltra, diretti quest'anno invece dalla maestra Cristina Coltelli, che si è occupata tutto l'anno di commedia dell'arte, uso della maschera, quindi con un training fisico mimico particolare, e che ha poi messo in scena appunto una sorta di omaggio alla maschera, ovviamente senza indossarla, ma ecco, rendendola in qualche modo corpo e voce, e così abbiamo chiuso, insomma, cercando di dare anche al pubblico cifre diverse durante i vari spettacoli e, insomma, stili, linguaggi, insomma un programma vario. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare il possibile e speriamo di esserci riusciti. E dunque a noi Un momento, come avete intenzione di combattere? A primo sangue! Benissimo! Conte, avete qualche problema? No! Cioè, sì, un momento, il tempo di prendere una spada funzionante e ritorno a pretendere soddisfazioni. Le regole della cavalleria me lo impongono, purtroppo, me lo accordo. Gentilissimo! Grazie. Ste spade cinesi! Da metà settembre ripartiranno le iscrizioni, i nostri corsi cominciano sempre i primi di ottobre per poi durare tutto l'anno, e qualunque informazione, qualunque contatto, anche solo per prenotarsi, possono contattarci sulla nostra pagina Facebook, Casa Teatro appunto, o chiamare il numero di telefono inserito appunto lì sulla pagina, o mandarci una mail. Trovate sulla nostra pagina tutte le informazioni necessarie, o contattarmi privatamente sempre tramite Facebook o tramite cellulare, che ovviamente ormai, insomma, è diffuso ovunque, proprio per rispondere a tutte le domande di chi è interessato. Quindi vi aspettiamo anche il prossimo anno per ricominciare sempre alla grande.